Alleluia. Noi apparteniamo al Signore due volte, sapete? Noi due volte siamo Suoi. Uno perché ci ha creati, due perché ci ha fatti nascere di nuovo. Amen. Due volte il Signore. Alleluia. Signore totalmente. Alleluia, vogliamo dare una mano al Signore. Vogliamo dipendere totalmente da te, Signore, totalmente, Signore. Vogliamo che tu abbia il pieno controllo della nostra vita, Signore. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore.
Si arrende a Cristo, e questo permette che Cristo possa trasformare la vita. Se ci pensiamo, la trasformazione della nostra vita da parte di Cristo per mezzo della grazia di Dio comincia proprio da un arrendimento, comincia proprio dal fatto che ci arrendiamo a Lui, ed è anche questo parte di esso. Ma questo arrendimento è un momento storico nella tua vita. C'è un prima e c'è un dopo. La religione cerca di azzerare questa realtà parlando di continua conversione, e quindi se continuamente dobbiamo convertirci, in pratica non ci convertiamo mai. Ma in effetti c'è un prima e c'è un dopo. C'è il momento in cui noi ci arrendiamo a Dio. Accomodiamoci. C'è un momento in cui ci arrendiamo a Dio, e questo significa non che diventiamo da quel momento delle persone perfette, non che non avremo cadute o errori, certamente li avremo e certamente dovremo pentirci e invocare il Signore per quelli, ma comunque c'è un prima e un dopo. C'è un momento in cui tu ti sei arreso o ti dovrai arrendere a Cristo. E questo significa anche che noi
non possiamo annunciare noi stessi. Cosa annuncio di me se io sono semplicemente qualcuno che si è arreso a Cristo? Noi annunciamo Cristo. E così quando le persone vedranno nella trasformazione che c'è stata nella tua vita, magari verranno da te a lodarti, ad adularti, a dire: ma quanto sei diventato bravo Stefano, ma come sei cambiato, ma tu sei... E questo però non dovrà mai spingerci a parlare di noi stessi o a dire qualcosa di noi stessi, ci spingerà solo a innalzare il Signore, a innalzare Lui. In un passo della parola, Atti 14, dice così: e le folle, avendo veduto ciò che Paolo aveva fatto, aveva appena guarito una persona zoppa, alzarono la voce dicendo in lingua licaonica: gli dèi si sono fatti simili agli uomini, sono discesi tra noi, e chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché egli era il primo a parlare. Il sacerdote di Giove, il cui tempio era davanti alla città, menò dei tori, portò lì dei tori con delle ghirlande e voleva sacrificarli con le folle. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono le vesti e saltarono in mezzo alla folla, gridando e dicendo: uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo persone sottoposte alle stesse vostre passioni, come voi. Ma vi evangelizziamo che da queste cose vane vi convertiate all'Iddio vivente. Amen. Anche Paolo e Barnaba non cadono nel luccichio dell'adulazione, dell'innalzarsi, del presentare se stessi, perché magari il Signore ha già agito in te, o in qualcuno, e ha iniziato a trasformarlo, ma lui ha sempre a cuore e ha sempre davanti a sé di essere una persona arresa che il Signore ha trasformato, non uno migliore degli altri, perché noi non siamo migliori degli altri, siamo sottoposti alle stesse passioni degli altri, ma qualcuno sul quale il Signore è intervenuto. Amen. E questa realtà è la realtà di noi tutti, di tutti coloro che si sono arresi a Cristo, e anche può essere la realtà di tutti coloro che vogliono e possono arrendersi a Cristo. Signore, è veramente bello stare insieme, sentire la presenza del Signore insieme, perché la presenza del Signore la possiamo sentire anche a casa, ma qui la sentiamo insieme, e stamattina veramente c'è la presenza del Signore qui. Mentre ero seduta pensavo, no, che a volte stesso luogo, stessa atmosfera spirituale, però c'è chi prende e chi no, eppure lo spirito è lo stesso. Allora mi è venuto davanti l'immagine di una riga. Le acque sono le stesse, la forza dell'acqua è la stessa, ma se c'è una diga, se c'è una chiusa, quell'acqua non può passare. Allora, l'unica cosa che possiamo fare è veramente chiedere al Signore: Signore, il mio cuore è aperto, e Lui farà tutto il resto. E sentivo di condividere questo perché veramente oggi c'è stata una bella presenza del Signore, e siamo solo all'inizio del culto. Amen. Alleluia, gloria al Signore. È bello ritrovarvi, rivedere anche alcuni volti che non abbiamo visto da un po' di tempo, come il fratello Giuseppe, che salutiamo, possiamo applaudire. È bello perché siamo una famiglia, e nelle famiglie a volte alcune persone sono un po' distanti, lontani, ma poi quando ci si rivede è sempre una festa, vero? Nelle belle famiglie italiane è sempre la festa quando ci si vede. Alleluia.
Signore, ti ringraziamo perché tu sei presente, perché tu sei la verità, perché tu sei la via, Signore, perché tu sei tutto per noi. Questa mattina ti chiediamo veramente di guidare ogni cosa. Grazie per i cuori che sono aperti per ricevere il seme prezioso della tua parola. Grazie, Signore, per le orecchie che sono aperte per sentire dall'alto, non quello che una persona dice, ma quello che lo Spirito dice, Signore. Nel nome potente di Gesù, tu prendi il controllo di questa riunione dall'inizio alla fine. Nel nome di Gesù, amen. Allora, prima di iniziare questa mattina facciamo un po' un corso di inglese accelerato, ok? Voi sapete che a me piacciono le lezioni oggetto, ok? Ma questa mattina, vista il tema di cui parleremo tra un po', era difficile portare un oggetto. Allora il Signore mi ha ricordato che ho una maglietta. Cosa c'è scritto sulla mia maglietta? Allora, per chi non lo sa, happy significa felice, ok? Mind è la mente, cioè la sede dei nostri pensieri, e life è la vita. Quindi questa maglietta simboleggia mente felice, vita felice. Amen. E questo è il tema in grande sintesi di quello che diremo oggi. E ringrazio il Signore per come ha guidato anche l'adorazione. Ed è vero, come ha detto Sandra, c'era una bellissima presenza del Signore, perché oggi abbiamo sentito parlare di come dobbiamo camminare col Signore, come dobbiamo confidare nel Signore e come dobbiamo arrenderci. E tutto questo c'è nell'argomento proprio di oggi. La resa di cui si parla è proprio nella nostra anima. Perché quanto riguarda il nostro spirito, se siamo nati di nuovo, il nostro spirito è col Signore, Dio è spirito, noi siamo spiriti uniti a Lui, ma la nostra anima deve essere trasformata, rinnovata. Il titolo di questa meditazione è Disintossicate la vostra mente da pensieri tossici. Amen. E andremo a vedere cosa sono questi pensieri tossici e soprattutto andremo a vedere come disintossicarci. Ricordate la scorsa settimana, per chi c'era con noi il pastore Prince, che ha insegnato su come dobbiamo riparare il nostro altare, che è il posto della nostra comunione con Dio, il posto dove Dio manifesta la sua presenza, per poter di nuovo essere in contatto con Lui. Ed è un insegnamento molto importante che invito a tutti i presenti, soprattutto chi non c'era, ad ascoltare, riascoltare e meditare. E probabilmente questa settimana alcuni, come me, si saranno chiesti: ma Signore, come posso fare? Come posso ricostruire, ristabilire questo altare della tua presenza concretamente? Ed è lì che è nato proprio questo messaggio, è lì che è nato nel mio cuore con questo titolo. Sapete, succede anche a voi a volte di voler tornare in forma e di voler intraprendere una dieta? Succede? Ebbene, la prima cosa che si fa quando si vuole intraprendere una dieta è proprio di disintossicare il nostro corpo da tutte le tossine, vero? Chi ha fatto già una dieta sa benissimo cosa significa la parola detox, disintossicarsi. E così come nel corpo abbiamo delle tossine che si accumulano, cioè delle sostanze tossiche, pericolose, nocive, velenose, perché la parola tossica significa tutto questo, le tossine cosa sono dopo tutto? Sono delle sostanze in grado di esercitare nel nostro corpo, anche a piccole dosi, degli effetti dannosi specifici. Ma sapete che esistono anche nella nostra vita spirituale queste sostanze? La scienza ci dice, e io cito qui un passo che ho ripreso da un libro che è stato tradotto tra l'altro dalla Chiesa, cioè da Evangelista Media, I Sette Pilastri della Salute di Don Colbert, forse alcuni di voi conoscono il libro, che è molto buono. La scienza stessa, cito, ci dice che un'alimentazione, uno stile di vita più sani possono ridurre di oltre l'80% il rischio di sviluppare cardiopatie, cioè malattie del cuore, e di almeno il 60% il rischio di ammalarsi di cancro. Noi siamo pienamente responsabili della nostra salute, nel senso di quello che mangiamo, della nostra dieta alimentare, perché, come diceva mia madre sempre, tutto quello che c'è qua è passato qui. Quindi cosa mettiamo dentro di noi? Questa è la domanda. Cosa lasciamo entrare nel nostro corpo e soprattutto cosa lasciamo rimanere nel nostro corpo?
E la stessa cosa possiamo dire della nostra mente. Quindi è fondamentale disintossicarsi. Se dobbiamo ricostruire un altare nella nostra vita della presenza di Dio, prima occorre ripulire tutto quello che è stato danneggiato dal nemico. Vi racconto un fatto di storia. Nel 167 avanti Cristo, ricordate quando Alessandro Magno era morto, il suo impero grandissimo era stato diviso tra più generali e c'erano diversi regni, il regno di Macedonia, il regno d'Egitto e c'era il regno di Siria. Uno dei discendenti che dominava questo regno si chiamava Antioco IV, Epifane lo hanno chiamato, che significa manifestazione di Dio, perché lui si credeva proprio Dio sulla terra. A un certo punto quest'uomo malvagio, perché il concetto della Grecia era di conquistare un territorio e di ellenizzarlo, cioè di renderlo simile alla madre patria e quindi di cancellare tutte le cose che non erano elleniche, che non erano greche e prima di ogni cosa ovviamente la fede. Quindi a Gerusalemme Antioco aveva deciso che occorreva distruggere il tempio, ma più che distruggerlo, perché lui è subdolo come il nemico, molto subdolo, il tempio l'ha lasciato in piedi, ma è entrato nel tempio, l'ha profanato e ha fatto erigere un altare a Zeus. E da quel giorno in avanti l'altare degli olocausti, che era un luogo di incontro con Dio, era diventato un luogo profano, dove Dio ovviamente non si poteva più manifestare, perché non era più in suo onore, ma di tutt'altro. Poi ci sono stati i Maccabei nella storia che hanno ripreso Gerusalemme, hanno riconquistato il Tempio e hanno, prima cosa, non ricominciato subito il servizio al Signore, ma hanno ripulito il Tempio, hanno ricostruito l'altare e dopo, solo dopo, hanno ricominciato il servizio al Signore. E oggi vi parlerò proprio di come dobbiamo ripulire il nostro cuore da ogni altare che è stato eretto dal nemico, con i suoi incensi di pensieri tossici. Oggi impareremo a combattere per riconquistare la nostra mente, che è il terreno di battaglia, come un libro molto famoso di Joyce Meyer intitolato Il campo di battaglia della nostra mente. È lì che si svolge la battaglia. Noi vogliamo ricominciare, vero, il nostro servizio al Signore pienamente? Vogliamo godere della sua presenza pienamente? Ma prima di fare questo dobbiamo ripulire la nostra mente. Io vi parlo di un combattimento non naturale, non è contro il nostro marito, nostra moglie, i nostri figli, ma è un combattimento spirituale per poter ritrovare la presenza di Dio pienamente manifestata in noi. Dobbiamo disintossicare la nostra mente da ogni pensiero tossico. Voi sapete, esiste un piano diabolico del nemico per rubare le nostre benedizioni, per rubare il piano di Dio per la nostra vita. E dove opera il nemico? Proprio qui. Una cosa importante da ricordare, prima Tessalonicesi 5:25 ci dice che noi siamo tre parti, spirito, anima e corpo, perché quella parola che ho appena citato dice che il Signore vi santifichi completamente, spirito, anima e corpo. Lo spirito è la parte di noi che nasce di nuovo, che quindi entra in contatto con Dio, che è quella nuova creatura di cui parla la parola nella lettera ai Corinzi, mai esistita prima. La nostra anima invece rimane tale quale, come era prima, il nostro corpo pure. Se ero mora prima, sono mora adesso, non è che sono diventata bionda nel frattempo, ok? Quindi il nostro corpo, la nostra anima non subisce variazioni. L'unica parte di noi che è stata completamente trasformata, metamorfosi, trasformazione radicale totale, è lo nostro spirito. Oggi vi mostrerò come controllare i vostri pensieri, ovvero la vostra carne, perché sapete, c'è un piccolo fraintendimento su che cos'è la carne. Già il pastore Pietro più volte l'ha detto, ma la carne non è questo, o perlomeno non è questo soltanto, ma la carne è tutti i pensieri che si elevano contro la conoscenza di Dio.
La carne è ogni pensiero contrario alla parola di Dio. La carne è ogni pensiero mio, del mondo, tutto quello che non è di Dio. In Matteo 5,5 c'è scritto: benedetti sono i mansueti perché erediteranno la terra. I mansueti, sapete, alcuni potrebbero tradurre docili, cioè delle persone che si piegano facilmente alla volontà di un altro. Abbiamo detto oggi che dobbiamo arrenderci, l'abbiamo anche cantato, ma alla volontà di chi ci dobbiamo arrendere? Sapete, la parola mansueto, mansuetudine, viene dal latino, riconosciamo manus, mano, e suecere, che significa abituarsi a. Quindi qualcuno di mansueto si è abituato alla mano di qualcuno. Noi quando siamo mansueti davanti al Signore, ci siamo abituati alla mano del Signore nella nostra vita, ci siamo abituati al suo modo di fare, ci siamo abituati ai suoi pensieri, ci siamo abituati alle sue vie e seguiamo, ci arrendiamo a Lui. Questo è essere mansueti. E le persone mansuete, dice la parola in Matteo 5,5, erediteranno la terra, quindi c'è un'eredità per i mansueti. Se diventiamo ripieni dei pensieri di Dio, noi erediteremo quello che Dio ci ha promesso in questa terra. In altri termini, per sperimentare la pienezza della nostra eredità, dobbiamo controllare i nostri pensieri. Sapete, il diavolo non è il problema, perché il diavolo è già stato vinto sulla croce da Gesù, giusto? E è stato anche un pubblico spettacolo, un trionfo, dice la parola, il giorno che il diavolo è stato vinto. Ma il problema mio, vostro, nostro, sono i nostri pensieri. La nostra battaglia è proprio lì. I demoni entrano in azione nella nostra vita quando noi diamo loro accesso. Tanto è vero che la parola ci dice in, vedete, non date luogo al diavolo, in Efesini 4,27, i pensieri nostri sono la porta, vedete quella porta? Ogni volta che noi pensiamo pensieri che non sono della parola di Dio, ma pensieri che il nemico ci mette in testa, pensieri del mondo, pensieri contrari a quello che Dio dice, alle vie di Dio, noi apriamo la porta al nemico. Come diamo luogo al diavolo? Attraverso i nostri pensieri. E poi quello che noi pensiamo influisce sulle nostre emozioni. Se noi pensiamo pensieri arrabbiati, è normale che ci sentiamo arrabbiati, giusto? E quando ci sentiamo arrabbiati, le parole che escono dalla nostra bocca, cosa sono? Parole di rabbia, di ira. Quindi, vedete, il pensiero influisce sulle nostre emozioni, che influiscono sulle nostre parole, e quando parliamo poi siamo portati all'azione. Quindi vedete la catena? E quando le nostre azioni sono un susseguirsi di eventi scatenati da pensieri malvagi messi lì dal nemico, la nostra vita è guidata da lui. Perché ci sono due piani, c'è il piano di Dio e il piano del nemico. Il piano di Dio ci vuole dare vita in abbondanza. Il piano di Dio è un piano che dice: io ho un futuro per te fatto di speranza. Geremia. Il piano del nemico invece è di rubarti, di ucciderti, di distruggerti. E lui ci può uccidere in tanti modi, non solo la morte fisica, quella è l'ultima cosa, ma ci può uccidere mentalmente, emozionalmente, ci può uccidere spiritualmente. E quello è il suo obiettivo. Allora, quale piano scegliamo? Ovviamente noi non possiamo cambiare il nostro modo di pensare dalla sera alla mattina. Nasco di nuovo, il mio spirito è una nuova creatura, io sono a posto col Signore, ma se io per 30 anni, 40 anni, 20 anni ho pensato in un certo modo, non posso immaginare che dalla sera alla mattina cambio il mio modo di pensare, e quindi il mio modo di parlare, e quindi il mio modo di agire. Devo procedere un passo alla volta, è un processo. Dobbiamo eliminare le tossine, dobbiamo eliminare i pensieri tossici, uno alla volta, anche se ci passiamo tutta la vita.
Sapete, questo più di ogni altro insegnamento è quello che mi ha fatto bene, mi ha fatto crescere, è quello che mi è servito ieri, che mi serve oggi e che mi servirà per sempre. Perché il processo di rinnovamento della mente, appunto, è un processo. Non è che si rinnova la mente e hop, siamo arrivati. No, è qualcosa di continuo e si sbaglia, tante volte si sbaglia. E si cade, sì, si cade. Ma la buona notizia è che possiamo rialzarci, perché l'amore di Dio per noi non cambia mai, anche se sbagliamo, anche se pecchiamo. Basta confessare il nostro peccato, Lui è buono e fedele per perdonarci e lavarci da ogni iniquità. E possiamo essere ristabiliti. Allora dobbiamo togliere queste tossine e dobbiamo sostituirle invece con cose buone. Quando si fa una dieta, per tornare alla dieta di cui si parlava prima, non solo occorre disintossicare il corpo da ogni tossina, ma occorre anche prendere elementi buoni, vitamine, sali minerali, integratori. E anche noi spiritualmente abbiamo bisogno di queste cose per essere forti, per essere equipaggiati per la vita cristiana che dobbiamo vivere su questa terra. Ma dove li troviamo noi questi elementi buoni, questi pensieri giusti che ci faranno del bene, che ci faranno crescere? Ovviamente nella parola di Dio. Amen. Giovanni 6,63 dice, ed è Gesù che parla, oh, scusate, ho saltato un passo, non fa niente, andiamo a, ecco, Giovanni 6,63, è lo spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. E poi ho sottolineato la parte che ci interessa, le parole che vi ho dette, cioè le parole del Signore, perché Lui è la parola, vero? È la parola fatta carne, vero? Quindi la parola di Dio, che cos'è? È spirito e vita. Gesù qui ci sta dicendo che se vogliamo una vita camminando nello spirito, non è una cosa, cammino nello spirito, come i fantasmi nell'aria. Non ha niente a che vedere con questa immagine spettrale che alcuni hanno della vita nello spirito. La vita nello spirito è una cosa molto concreta, molto semplice e allo stesso tempo molto profonda. La vita nello spirito, il cammino nello spirito, non è altro che camminare nella parola di Dio. Perché la parola è lo spirito. Se io cammino nella parola, cammino nello spirito. Amen. E la parola che è spirito mi dà vita, e la vita che Gesù è venuto a darci, Giovanni 10,10, è una vita in abbondanza. Amen? È tutto chiaro? Quindi quando cammino nella parola di Dio, sto camminando nello spirito. E se sto camminando nello spirito, non sto camminando nella carne. Amen? Vedete che è tutto semplice? Galati 5, 16, 17, io dico camminate secondo lo spirito, e abbiamo appena capito che camminare secondo lo spirito significa camminare secondo la parola. Amen. Se camminate secondo lo spirito non adempierete affatto i desideri della carne. Non è una buona notizia questo? Noi a volte cerchiamo di lottare per non seguire i pensieri negativi, cerchiamo di lottare alla fine del percorso, ma noi dobbiamo intervenire all'origine. Avete presente le catene di montaggio, oppure non lo so, una fabbrica dove immaginiamo si producono cioccolatine, ecco, penso ai cioccolatini, forse perché mi piacciono, forse perché sono del Belgio, non lo so, comunque mi è venuto in mente l'immagine dei cioccolatini. Allora, sapete, ci sono questi nastri che poi fanno scorrere i cioccolatini man mano che vengono prodotti, e alla fine c'è qualcuno che deve mettere questi cioccolatini nelle scatole. Avete presente l'immagine? Ok, io non serve a nulla che io qui alla fine comincio, perché arrivano tutti questi cioccolatini, a buttare i cioccolatini, se arrivano troppo velocemente, se sono troppi. Cosa devo fare io? Devo andare all'inizio di questo nastro e intervenire qua per stoppare queste cose che arrivano, perché se non stoppo qua, io continuerò tutta la mia vita a lottare qui e non serve a nulla. Sarà come, sapete, lottare contro i mulini, contro l'aria. E poi abbiamo una vita cristiana frustrata,
Io di nuovo ho perso la pazienza, Signore, e perdo la pazienza. Io di nuovo, Signore, non ho fatto quello che dovevo fare. Quanti di noi? E dico, la prossima volta non lo farò più, la prossima volta non mi arrabbierò più. Ma io devo semplicemente camminare nello Spirito, nella Sua parola, perché se io sono immersa nello Spirito, se io sono immersa nella Sua parola, tutte quelle emozioni negative, i pensieri del nemico, non potranno più affliggermi. E non dovrò essere lì a combattere contro queste cose negative, questi sintomi. Io devo risolvere il problema alla radice. Quindi la mia, la vostra, la nostra responsabilità è camminare nello Spirito. Così non adempieremo affatto i desideri della carne. E abbiamo capito che camminare nello Spirito è camminare nella parola. Quindi ho bisogno di sapere cosa Dio dice. Ho bisogno di sapere come Dio fa le cose. Questo è importante. Sapete, c'è una guerra. Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito. Lo Spirito ha desideri contrari alla carne. C'è una lotta continua tra la carne e lo spirito, sono cose opposte tra loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Quante volte noi diciamo, ma io non avrei voluto dire questo, non avrei voluto fare questo, e però l'ho fatto, l'ho detto, perché? Perché la carne, perché non ho camminato nello spirito, perché non ho preso il tempo di camminare nella parola, e quindi mi ritrovo qui a lottare, a essere frustrato, a essere triste, a essere sconfitta. Ma la buona notizia è che posso andare lì e cominciare un cammino nella parola, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno. E se faccio questo, se trasformo la mia mente a immagine dei pensieri di Dio, della sua volontà, delle sue vie, mi ritroverò qui che questi pensieri negativi non ci saranno neanche, perché io avrò interrotto il nastro trasportatore all'inizio. Amen? Ed è questo che vogliamo. Perché quando viviamo secondo la carne, vi ricordo che la carne sono pensieri o piuttosto modi di pensare contrari alla parola di Dio. Quando faccio questo, io non riesco a fare quello che vorrei, anche se lo voglio. E sinceramente lo vogliamo, non è vero, essere buoni, essere dolci, essere mansueti. I frutti dello Spirito li vogliamo tutti, sì o no? Galati 5:22. Ma noi cerchiamo con le nostre forze di produrli, qui. Ma io devo camminare nello spirito là, devo camminare nella parola qui, perché se lo faccio spontaneamente questi frutti si manifesteranno. Avete presente tipo un melo? Non è che il melo nel frutteto sta lì e dire mi devo sforzare a produrre mele. Le mele vengono perché è la sua natura di produrre mele. È un melo. Noi siamo figli di Dio, pieni dello spirito di Dio, la nostra natura è di produrre i frutti dello Spirito, ma dobbiamo per questo camminare nella parola. Amen? È tutto chiaro? Quindi dobbiamo tornare all'inizio del percorso. Se c'è qualcosa che non ci piace nei frutti che la nostra vita produce, andiamo all'inizio e camminiamo di più nello Spirito. Cado oggi, non fa niente, ti chiedo perdono, Signore, ma mi rialzo e continuo a camminare nella parola. Oggi, domani, dopodomani, e io così cammino nello Spirito. E se cammino nello Spirito produco i frutti dello Spirito. È chiaro? È semplice. Galati 5:24 ci dice: quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni, i suoi desideri. Vedete che la carne è una questione di passioni, di desideri, cioè una questione dell'anima, della mente. La parola crocifiggere è una parola molto forte, molto dura. Questo ci indica come noi dobbiamo trattare ogni pensiero che ci viene in testa che non è del Signore, che non è della sua parola. Noi dobbiamo essere drastici, noi abbiamo questa responsabilità, così come io ho la responsabilità, se voglio veramente tornare in forma fisicamente, di disintossicare il mio corpo da ogni tossina. Io ho la responsabilità di disintossicare la mia mente da ogni pensiero tossico. Io ho questa responsabilità. Voi non lo potete fare per me, io non lo posso fare per voi. Noi abbiamo, ognuno di noi singolarmente, la responsabilità di andare davanti al Signore, di riempirci della sua parola per camminare nello Spirito. E se camminiamo nello Spirito non adempiamo i desideri della carne.
Quindi non adempiamo i pensieri malvagi, i pensieri del mondo. È una vera e propria detox, disintossicazione. Quindi quando siamo nati di nuovo, stiamo a posto spiritualmente. Ma la nostra anima? Quanti di voi sentono a volte confusione, scoraggiamento, paura, preoccupazione, vergogna forse, rabbia, tristezza? Essendo figli di Dio, queste emozioni sono tossiche perché non ci appartengono. Allora, qual è il problema? Se il problema non è con il nostro spirito, è per forza con la nostra anima. Se rispondiamo almeno una volta sì a queste cose che vi ho appena detto, sì, mi sento confuso, sì, o provo paura, eccetera, dobbiamo sapere che all'origine di queste emozioni tossiche ci sono pensieri tossici. Vuol dire che da qualche parte in voi state credendo una bugia. E quindi dobbiamo fare un fermo immagine, individuare l'elemento tossico e poi trattarlo con la parola di Dio, che è l'unica capace di combattere questa cosa. Noi non combattiamo contro carne e sangue, noi combattiamo con armi spirituali, non carnali. Noi non combattiamo contro le persone, non sono le persone il nostro problema, ma guardiamo al nostro cammino col Signore. Ogni volta che nella nostra vita ci sono emozioni negative, dobbiamo avere questo coraggio e questa onestà di fermarci e di dire: io ho lasciato il mio cammino con la parola, da qualche parte devo tornare là. Dov'è che ho cominciato a credere qualcosa che non è vero? Dov'è che ho lasciato un pensiero tossico invadere la mia mente? E quando riesco a individuarlo, allora lo devo attaccare, combattimento, con la parola di Dio, con quello che dice il Signore. Devo sostituirlo. Efesini 6:12 ci dice: il nostro combattimento infatti non è contro carne e sangue, ma contro i principati, le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Questo è il nostro combattimento. La nostra lotta è contro un nemico che ci ha studiati bene dalla nostra nascita, anzi da prima della nostra nascita, che sa esattamente come escogitare un piano su misura per portarci lontani dal Signore, e lo fa. Vi do un esempio concreto per capire meglio. Immaginiamo una persona che ha subito rigetto nella sua infanzia, o anche già prima, quando era nel grembo di sua madre, che sua madre non lo voleva. Possiamo immaginare questo. Questo spirito di rigetto si attacca ovviamente a questa persona, che anche se poi cresce e spiritualmente nasce di nuovo, nella sua vita, come a caso direbbe qualcuno, ma invece è un piano diabolico, ci saranno sempre situazioni di rigetto. Saranno rigettati da un'amica, da un datore di lavoro e via dicendo. Questo non farà che alimentare questi pensieri tossici: vedi, io non valgo, quindi vengo rigettata. Le emozioni saranno sempre delle emozioni di depressione, di scoraggiamento, e questo può portare addirittura alla morte. Quante persone si sono suicidate perché hanno creduto pensieri tossici che il nemico aveva messo lì? Non è vero? Noi dobbiamo camminare nella parola. Anche se il diavolo è stato sconfitto alla croce, lui, se riesce a prendere il controllo delle nostre menti, dei nostri pensieri, guadagna accesso alla nostra vita. Purtroppo, perché glielo permettiamo noi. Non perché è potente, ma perché noi abbiamo aperto la porta. Ricordate la porta dell'inizio? E quindi cosa dobbiamo fare noi? Chiudere la porta. Ci sono quattro categorie principali, ho visto io, forse ce ne sono altre, ma diciamo di pensieri tossici, di pensieri negativi. Uno sono proprio i pensieri negativi, che cominciano con non mai, non ce la farò mai, non avrò mai successo, non troverò mai un marito, non troverò mai una moglie, non troverò mai, non avrò mai figli, eccetera eccetera. Sono tutti pensieri che cominciano con non, pensieri negativi. Poi un'altra categoria di pensieri tossici sono i pensieri che generano paura, preoccupazione,
non arriva nostro figlio, suona il telefono, è successo qualcosa, primo pensiero. E invece se camminiamo nello spirito, camminiamo nella parola, abbiamo il frutto dello spirito che è la pace. Quindi se queste emozioni si manifestano, vuol dire che in noi c'è un'area dove la nostra fede deve ancora essere approfondita. E la fede viene dall'udire che cosa? La parola. Quindi se vediamo che ci sono delle aree della nostra vita deboli per quanto riguarda la nostra fede, dobbiamo meditare di più la parola in quell'area per fortificare la nostra fede. Perché quando fortifichiamo la nostra fede, fortifichiamo il nostro cammino nella parola. E se fortifichiamo il nostro cammino nella parola, fortifichiamo il nostro cammino nello spirito. Amen? E poi un'altra categoria di pensieri tossici da assolutamente eliminare, da cui dobbiamo disintossicare la nostra anima, la nostra mente, sono i pensieri di scontento. Non essere mai contenti di quello che uno ha. E anche il fatto di paragonarsi agli altri. Ah, ma, ma lui ha questo, ha questa macchina, ha comprato una macchina nuova, io non so quando un giorno potrò comprare una macchina nuova. Lui ha avuto questa risposta di lavoro e io sto ancora mandando i curriculum. Lui ha avuto la sua guarigione manifestata immediatamente, io invece sto facendo un trattamento. Ogni volta che ci paragoniamo a qualcun altro, abbiamo pensieri tossici. Perché sappiamo, ognuno di noi siamo unici, ognuno di noi siamo amati in modo unico dal Signore, meravigliosamente amati dal Signore. E quindi non c'è bisogno di paragonarsi a un altro, che sia nella vita, diciamo, di tutti i giorni, che sia anche nel ministero. Ci dobbiamo semplicemente rallegrare, perché se Dio fa una cosa per uno, significa che la benedizione è disponibile e può arrivare nella nostra vita. Amen? E un'ultima categoria che io ho visto, ma ripeto, ce ne saranno sicuramente altre, sono i pensieri critici, i pensieri di giudizio. Ah, io al suo posto non avrei fatto così. Secondo me non va bene. Hai visto come si è vestita oggi? Ma non è possibile arrivare così in chiesa vestita in questo modo. Pensieri critici, pensieri di giudizio. Disintossichiamoci. Diciamo, gloria al Signore, è venuta in chiesa. Poco importa come è vestita, ma è venuta. Alleluia. E poi il Signore si occuperà del vestito decoroso in seguito, man mano che imparerà a camminare nello spirito, nella parola, cioè. Amen. Quindi liberiamoci da queste tossine. La carne, ve lo ricordo ancora una volta, è un sistema di pensieri, pensieri negativi, pensieri contrari alla parola di Dio. Che poi vengono a controllare tutta la nostra vita attraverso le emozioni, le parole, le azioni e tutto il resto, come vi facevo vedere all'inizio. Ma Dio ha un piano per liberarci, amen? Perché abbiamo parlato di tutti questi pensieri tossici, ma adesso vi dici, Maria, ma allora come facciamo per liberarci? E ci arriviamo. Il piano è, Romani 8:4-5 dice, affinché la giustizia della legge si adempia in noi che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo spirito, cioè secondo la parola. Infatti coloro che sono secondo la carne volgono la mente, vedete che c'entra la mente con la carne, alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo spirito volgono la mente, si dovrebbe ripetere, alle cose dello spirito. Noi vogliamo cambiare il profilo dei nostri pensieri? Vogliamo disintossicarci dai pensieri tossici, liberare la nostra mente? Allora volgiamo la nostra mente alle cose dello spirito, e le cose dello spirito sono le cose della sua parola. Amen? Quella è la chiave. A che cosa dedicate più tempo? Non vi chiedo di rispondere. Alle cose del mondo o alle cose della parola di Dio? Il vostro cammino nello spirito è proporzionale al vostro cammino nella parola. Più tempo dedicate alla parola, più camminerete nello spirito, e più camminate nello spirito, meno adempierete i desideri della carne.
Ma quello che sto dicendo a voi lo sto dicendo prima a me, perché ricordate che questa parola è arrivata a me prima di arrivare a voi. Quindi la ramanzina l'ho sentita prima io. Amen? Questo per incoraggiarci tutti. Alleluia. Che cosa ci impedisce di vedere le cose come Dio le vede? Perché a volte non ci riusciamo. Che cosa? Le nostre circostanze, non è vero? Il conto in banca che diminuisce e non ci sono entrate. I figli che non servono il Signore, mentre io gli ho sempre dato la parola dall'inizio. I sintomi negativi nel corpo che persistono, eccetera, eccetera. Le difficoltà relazionali, marito, moglie, genitori, figli. La solitudine, l'insoddisfazione, quello che vediamo che non ci rende felici, ci rende scontenti perché ci paragoniamo appunto agli altri, vediamo che loro avanzano, io ho l'impressione che sono sempre allo stesso posto dopo anni e anni. Se noi pensiamo, ma questo non cambierà mai, stiamo camminando nella carne, fratelli, sorelle. La carne è essere limitati a vedere solo quello che questi occhi fisici possono vedere. La carne ci limita. La carne è essere limitati a sentire solo quello che queste orecchie fisiche possono sentire. Ma Dio ci vuole far entrare in una vita di guarigione, in una vita di benedizione, in una vita di prosperità. E non parlo solo di prosperità finanziaria, ma una vita di prosperità nel senso di stare bene a tutti i livelli. Quando noi diciamo, ma com'è possibile? No, non potrà mai cambiare. Siamo nella carne. Ma se invece io dico, anche se non capisco, io mi arrendo alla tua parola, arrendersi, e io proclamo la tua parola, Signore, io la metto nel mio cuore, la proclamo, io mi aggrappo alla tua parola, perché io so che la tua parola è spirito e vita, e anche se non capisco, io credo. Ricordate Maria che non capiva, però ha detto all'angelo, io serbo la tua parola nel mio cuore. Noi dobbiamo fare questo, quando non capiamo, mettiamo la parola nel cuore, perché questa parola nel cuore ci farà camminare nello spirito, e il cammino nello spirito produrrà i frutti dello spirito e la nostra vita cambierà. Ci sarà gioia, ci sarà pace, ci sarà benevolenza, mansuetudine, pazienza, tutti i frutti dello spirito. Romani 12:2, forse l'ho messo all'inizio, c'è stato un problema con ecco. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita, perfetta volontà. Rinnovamento della mente, fratelli e sorelle, è un processo che inizia con una decisione. Signore, già da oggi, e alla fine prenderemo insieme questa decisione. Signore, io voglio rinnovare la mia mente con la tua parola. Io voglio camminare nella tua parola, giorno dopo giorno. Voglio disintossicarmi da tutti i pensieri tossici per poter camminare appunto nella tua parola, e cioè nel tuo spirito. Amen? Noi non dobbiamo conformarci, ma dobbiamo trasformarci. E dobbiamo lottare, ma le nostre armi non sono, ripeto, carnali. Seconda Corinzi 10, qui andiamo, ecco, 3-5 dice, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio, perché sono armi spirituali, capaci di distruggere le fortezze, perché i pensieri tossici, sapete, uno dopo l'altro, dopo l'altro, dopo l'altro, come i mattoni per edificare una casa, edificano nella nostra mente delle fortezze. E più sono radicate queste fortezze, più è difficile distruggerle, ma la parola di Dio è potente per distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. Vedete, di nuovo abbiamo la dimostrazione che questi pensieri tossici sono il problema, non il diavolo. Il diavolo è già stato sconfitto, lui ci vuole fare credere che è ancora potente, ma colui che in voi, dice la parola in prima Giovanni 4:4, mi sembra, colui che in voi è più grande di colui che è nel mondo. Lui ha già sconfitto il diavolo, ma il diavolo conta sulla nostra ignoranza.
perché quando non sappiamo che lui è sconfitto, noi diamo accesso ai suoi pensieri, e quando pensiamo ai suoi pensieri tossici, diamo accesso al diavolo nella nostra vita, e lì cominciano i problemi. Ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Ricordate, come vi ho detto prima, mansuetudine significa manus suecere, cioè abituarsi alla mano. Noi dobbiamo sottometterci a Dio. La parola ci dice in Giacomo 4:7, cosa dice? Sottomettetevi a Dio, resistete al, e lui fuggirà lontano da voi. Se io mi sottometto alla parola di Dio, perché quando mi sottometto a Dio mi sottometto alla sua parola, io resisto al diavolo, io accetto il pensiero di Dio per la mia vita, io resisto al pensiero del nemico. E quando faccio questo, la parola mi dice che il nemico fugge. Amen? Vogliamo liberarci dai pensieri tossici? Sottomettiamoci alla parola di Dio. Isaia 55:8 dice che la sua parola, i suoi pensieri non sono come i nostri pensieri, le sue vie non sono come le nostre vie. Quindi, se non sono come i nostri, noi dobbiamo prendere i suoi. E dove trovo i pensieri di Dio? Nella parola. È facile camminare nella parola. E se camminiamo nella parola, camminiamo nello spirito. E se cammino nello spirito, non adempio i desideri della carne. È un processo. E cadremo strada facendo, ma non dobbiamo abbatterci, dobbiamo rialzarci, chiedere perdono a Dio e andare avanti giorno dopo giorno dopo giorno. E anche se cado 100 volte in un giorno, se io continuo a rialzarmi, il diavolo alla fine non potrà vincere su di me, perché Dio in me è più grande di lui, amen, che nel mondo. Il nemico non può entrare se noi ci rivestiamo della piena armatura di Dio, se abbiamo l'elmo della salvezza nella nostra mente, se abbiamo lo scudo della fede nella nostra mente, se abbiamo la corazza della giustizia, se abbiamo i piedi con le scarpe del Vangelo, se abbiamo la spada dello Spirito che è la parola. Il nemico non ci può vincere, ma se siamo spogli di tutte queste cose, sì. E io ho visto una bella illustrazione per spiegare questo, che lo dirà meglio, perché un'immagine vale 1000 parole, e guardiamola. Ecco, un'arancia spoglia della sua corazza, della sua armatura, affonda, ma un'arancia che conserva la sua armatura galleggia sulle circostanze. Voi volete galleggiare, volete vincere, volete rimanere in superficie? Allora non togliete la vostra armatura, e la vostra armatura, ogni pezzo è costituito da un elemento della parola di Dio. Volete una vita che non affonda? Rivestite l'armatura nella vostra mente ogni giorno, giorno dopo giorno, e non affonderete. E anche se le circostanze saranno comunque lì, voi rimarrete sempre sopra, voi dominerete le circostanze. Ma avete bisogno di essere rivestiti dell'armatura totale di Dio. Amen? Perché il nemico così non può entrare. Proverbi 23:7 dice, non so se l'ho messa, come egli pensa nel suo cuore, tale egli è. Volete sapere come siete? Basta guardare i vostri pensieri. Adesso non facciamo la radiografia alla mente di nessuno, quindi tranquilli, ma noi siamo come pensiamo, perché, ve lo ricordo, i nostri pensieri influenzano le nostre emozioni, che influenzano le nostre parole, che influenzano le nostre azioni, che poi determinano la nostra vita. Come egli pensa nel suo cuore, tale egli è. Noi dobbiamo rendere sottomessi a Dio tutti i pensieri contrari alla sua parola. E dobbiamo farlo a volte in modo violento. Sapete, a voi, a me succede a casa, a volte anche i bambini mi hanno sentito farlo, ma non fa niente, è meglio fare questo e vincere che rimanere come questa arancia in fondo al barattolo, di dire ad alta voce: no, non è vero, io sono la giustizia di Dio in Cristo Gesù, io valgo perché Dio l'ha detto, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. A volte lo devo dire ad alta voce, in modo anche aggressivo, violento.
io non combatto con i pugni, ma combatto con la parola di Dio. E poi, man mano che dico queste parole che vengono la parola di Dio, la mia fede cresce. Quando la mia fede cresce, cambiano anche le mie emozioni. E quando cambiano le mie emozioni, posso tornare a dire la cosa giusta, a fare la cosa giusta, a vivere la vita giusta. Qui ci vuole dunque un allenamento. Allora, a partire da oggi, la buona notizia è che siamo tutti a dieta, ma non una dieta alimentare, ma una dieta mentale. A partire da oggi tutti noi dobbiamo seguire un allenamento, ma non fisico, non preoccupatevi, un allenamento mentale. Dobbiamo sostituire tutti i vecchi modi di pensare con nuovi. Dobbiamo allinearci con la parola di Dio. E tutto quello che è fuori allineamento lo devo togliere, perché mi fa male, come le tossine fanno male all'organismo. Amen? Ci vuole un allineamento mentale per sostituire i vecchi modi di pensare con i nuovi. Se cambio quello che penso, cambierò tutta la mia realtà interiore. E se cambia la mia realtà interiore, sarò felice la mattina quando mi alzo. Sarò in pace, anche se a volte le circostanze sono difficili, ma io guarderò alle circostanze e dirò: no, nel nome di Gesù, circostanze, piegherete il ginocchio, alla fine trionferà il Signore, andrà tutto bene, ci sarà una soluzione, arriveranno i soldi, arriverà il lavoro, i figli seguiranno il Signore, perché io e tutta la mia casa saremo salvati. È così che dobbiamo combattere, ogni giorno. Saremo più ottimisti, saremo più forti, saremo più coraggiosi nell'affrontare le situazioni se camminiamo in questo modo. Quindi oggi cominciamo una nuova dieta. Chi si arruola in questo programma? Alleluia. Allora, nuova dieta e nuovo allenamento per tutti, mentale. Dobbiamo cominciare veramente a allineare tutta la nostra vita con la sua parola. E se lo facciamo, cammineremo nello spirito. E se cammino nello spirito, manifesto i frutti dello spirito nella mia vita. E se manifesto i frutti dello spirito nella mia vita, chiunque mi vede, mi incontra, parla con me, sarà toccato. Non da me, ma dai frutti dello spirito. E sarà attratto dalla luce del Vangelo. E sarà facile allora condividere. Isaia 26:3 dice: alla mente che riposa in te tu conservi una pace perfetta, perché confida in te. Questa mattina abbiamo cantato: io confido in te, confido in te. Noi confidiamo nel Signore come? Praticamente facendo riposare la nostra mente sulla sua parola, sulle sue promesse, credendo nel cuore, proclamando con la bocca giorno dopo giorno. Amen? È così che trionfiamo. Allora cominciamo da oggi, non aspettiamo domani, la settimana prossima, cominciamo oggi. E diciamo un esempio concreto. Allora, sappiamo che Giovanni 8:32 dice che conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Sapete, non è la verità che vi fa liberi. Perché questa Bibbia sta nelle case di miliardi di persone. Però non vivono liberi tutti. Perché? Perché non è la verità che rende liberi, è la conoscenza della verità. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Noi dobbiamo conoscere la verità. Come facciamo a vivere una vita cristiana vittoriosa se non apriamo mai questo libro? Se non meditiamo mai la sua parola? Se non la mettiamo mai nel nostro cuore, nella nostra bocca? È impossibile! Sono stata abbastanza chiara? È impossibile. Quindi prendiamo un esempio concreto. Mettiamo che qualcuno è attaccato da pensieri negativi, come per esempio: ma tanto non cambierà mai, la vita è buia, il futuro è buio, andrà tutto male. Cosa dice la parola? La parola dice che noi siamo stati creati per andare di gloria in gloria. La parola ci dice in Proverbi 4:18 che il sentiero del giusto, e l'abbiamo citato anche la settimana scorsa quel passo, è come la luce dell'aurora, giusto, che risplende sempre più radiosa fino a giorno completo, a giorno pieno. Allora cosa faccio io? Prima cosa da fare è identificare il pensiero negativo. Ma per identificarlo devo riconoscerlo.
Devo sapere che è negativo. Sapete, mi ha sempre colpito una storia che ho sentita di una signora che una sera si è ritrovata ad una cena in Inghilterra con tanti membri importanti della società inglese e lei era a tavola con un tipo di Scotland Yard, sapete, il servizio di intelligence della Gran Bretagna. E durante questa cena aveva scoperto che questo qui si occupava del dipartimento falsificazione del denaro, no? Allora lei a un certo punto ha fatto questa domanda, ha detto: Ma come fate? Dovete studiare tanti biglietti falsi per poterli riconoscere, vero? Come fanno a riconoscere i biglietti falsi? E lui ha risposto tranquillamente, con il solito aplomb britannico: no, noi non studiamo per niente i biglietti falsi. Noi studiamo benissimo come sono i veri, perché quando sappiamo come sono i veri, immediatamente riconosciamo il falso. E noi dobbiamo fare la stessa cosa con la parola di Dio. Io devo conoscere questa parola così bene che quando mi arriva un pensiero per la testa che dice tu non vali niente, come? Identificazione del pensiero tossico, prima fase dell'attacco, perché stiamo parlando di come praticare questa nuova dieta, questo allenamento. Come? La parola di Dio dice che io sono una creatura meravigliosa, che Lui mi ama, che Lui ha dato Gesù per me, e comincio a proclamare la parola. Cosa facciamo? Ci sottomettiamo a Dio, resistiamo al diavolo e ai suoi pensieri tossici e Lui fugge, e Lui fuggirà, ve lo posso garantire, giorno dopo giorno dopo giorno. Quindi uno, identifichiamo il pensiero, ma per poterlo identificare devo conoscere il vero, cioè la parola. Amen? Due, sostituisco questo pensiero tossico dopo averlo eliminato, dopo averlo respinto, dopo aver resistito, con un pensiero che proviene dalla parola di Dio. E se ho bisogno di farmi delle schede, io tante volte, anche ancora adesso a casa, ho, sapete, i post-it, quelli gialli di colore che si appiccicano un po' qua e là, io scrivo i versetti che mi riguardano per quel momento particolare, per quel problema particolare, e me li appiccico o me li metto nei quaderni, nella Bibbia, o me li metto sullo specchio. Io c'ho per esempio uno sul comò che dice Gesù ti ama, e c'è uno specchio, no? Quindi io guardo me e vedo questa scritta Gesù ti ama, quindi tutti i giorni posso ricordare Gesù mi ama. Amen? Io vi incoraggio a fare questo. Ognuno ha il suo modo specifico di combattere, ma se vi aiuta prendere dei foglietti e metterli un po' ovunque per ricordarvi la parola, all'inizio lo farete, sarà meccanica la cosa, ma poi spontaneamente sgorgherà dal vostro seno, non ci sarà neanche più bisogno di avere questi supporti, diciamo, di memoria. E dopo che abbiamo quindi identificato il pensiero tossico, dopo aver resistito, quindi eliminato, dopo averlo sostituito con un pensiero o più pensieri che vengono dalla parola di Dio, dobbiamo essere sempre consapevoli della sua presenza, presenza di Dio. Perché se noi abbiamo ripulito il nostro altare, Lui si manifesta. Lui si manifesta in un tempio che è stato pulito da ogni impurità, come ricordate il tempio di cui vi parlavo lì quando era stato profanato da Antioco il IV. Lui si manifesterà, e quando si manifesta Lui vi porterà direttamente la sua parola rivelata. Sapete, non è la parola di Dio che cambia la vita, ma è la parola da Dio. Perché io posso leggere la parola dall'inizio alla fine, ricominciare ancora e ancora, ma quando ricevo una parola che mi parla personalmente, quella è la parola che mi cambierà tutto. Quella è la parola che mi cambierà la vita, e noi dobbiamo vivere in questa attitudine di dire: io voglio ricevere da te, Signore, parlami, parlami. Amen? Morte e vita sono in potere della lingua, dice la parola in Proverbi 18:21. Deuteronomio 30 dice che il Signore ha messo davanti a noi morte e vita, benedizione e maledizione, poi ci dà anche un indizio sulla scelta da fare, dice: scegli la vita, così vivrai tu e la tua progenie. E come scegliamo la vita? La vita è la parola. Noi dobbiamo ogni volta scegliere la parola e eliminare i pensieri tossici che non sono, o che sono contrari piuttosto alla parola di Dio. E poi non dovete temere. C'è una promessa in Geremia 1:12 che dice
che Dio veglia sulla sua parola per portarla a compimento. Se noi mettiamo la parola nel nostro cuore, nella nostra bocca, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, il Signore vede la nostra fede, Lui veglierà sulla sua parola e sì che la risposta arriverà, la manifestazione ci sarà. Amen? Quindi in conclusione ci sono due piani. Il piano di Dio per la nostra vita abbondante. Il piano del nemico per la nostra distruzione. Qual è il piano che noi sceglieremo? Perché tutto dipende da lì. Con quale, con chi ci accorderemo? Amos 3:3 dice: possono due camminare insieme se prima non si sono messi d'accordo? Tutto dipende da questo, cari fratelli, cari sorelle. Con chi mi metto d'accordo io? Con i pensieri tossici del nemico o con i pensieri della parola di Dio? Io devo fare una scelta: morte, vita. Maledizione, benedizione. Cosa scelgo? Tutto inizia qui, nei miei pensieri, quello che sceglierò di mettere nella mia mente, di seguire. Se vogliamo la vita che Dio ha preparato per ognuno di noi, dobbiamo scoprire nella parola il suo piano, dobbiamo proclamarlo, dobbiamo camminarci dentro. E se camminiamo nella parola, cammineremo nello spirito, e se camminiamo nello spirito manifesteremo i frutti dello spirito della nostra vita. Dobbiamo accordarci con il Signore e allora sì che il nostro altare sarà ripulito, ricostruito e che la sua presenza si potrà manifestare. In conclusione questa mattina vorrei che facessimo una preghiera tutti insieme, perché molti di voi, quasi tutti, avete deciso, alzando la mano, di lanciarvi a partire da oggi in questa dieta che è un po' inusuale ma che è benefica, in questo allenamento, anche lui inusuale ma benefico, mentale, di disintossicare la nostra mente dai pensieri malvagi. Quando avete delle emozioni tossiche che vi fanno star male, alla base di queste emozioni c'è sempre uno o più pensieri tossici. Bisogna identificarli e quando li avrete identificati cercate nella parola cosa dice il Signore, e quando avrete trovato cosa dice il Signore mettete quella parola fedelmente nel vostro cuore, nella vostra bocca, e il Signore veglierà sulla sua parola per portarla a compimento. Amen? Signore Gesù, ti ringrazio per questa parola che è una parola di liberazione questa mattina. Liberazione di tutti noi, Signore, dalle nostre fortezze mentali, dai nostri modi di pensare sbagliati. Signore, grazie perché credo che Tu hai parlato al cuore di ognuno, ognuno si è ritrovato in un modo o nell'altro in questo messaggio che viene dal Tuo cuore. Io prego per tutti questi cari e proclamo libertà su di loro, Signore. Proclamo che la parola di Dio sulla loro vita porterà spirito, porterà vita. Una vita in abbondanza, una vita luminosa, una vita ripiena di spirito e di frutti dello spirito che potrà attrarre anche queste generazioni intorno a noi verso la luce del Vangelo. Grazie Signore perché l'impegno di ognuno oggi è di dire: sì, io voglio partecipare a questa dieta. E diciamolo insieme. Grazie Signore, da questo giorno in poi mi impegno davanti a Te con l'aiuto dello Spirito Santo a identificare ogni pensiero tossico che non viene da Te e da cui mi voglio liberare, perché voglio conoscere la verità e voglio essere libera. Grazie Signore perché Tu mi liberi da ogni peso, da ogni bugia del nemico. Grazie Signore perché mi dai degli occhi spirituali per vedere, delle orecchie spirituali per sentire e per riconoscere le parole che non sono Tue. E quando le riconoscerò, mi impegno a resistere al diavolo, mi impegno a sottomettermi alla Tua parola, e io credo che il nemico fuggirà, la mia vita cambierà, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia.